Roberto Forresu, questa mattina mobilitazione a Portovesme, la situazione del polo industriale in relazione al caro energia e quindi conseguentemente a tutto il mondo degli appalti sta esplodendo. Assolutamente sì, intanto dispiace aver dovuto svolgere per l'ennesima volta un'assemblea al di fuori dello stabilimento, all'aria aperta, con il rischio che arrivasse la pioggia, e per fortuna il tempo è stato clemente, ci ha permesso nelle 2 ore di assemblea invece di discutere apertamente, ma di fronte ai cancelli della fabbrica della Portovesme SRL. Questa cosa dovrebbe essere assolutamente risolta facendo in modo che ai lavoratori degli appalti, così come avveniva prima, venga concesso di poter svolgere le assemblee all'interno dello stabilimento. Dopodiché poi vedremo un pochino. È vero che spetta la SKV decidere e darci la disponibilità della sala, però fino a poco tempo fa, nei periodi pre-Covid, questo problema non ce l'avevamo. Strettamente, nello specifico, per quanto riguarda la cassa integrazione, è la prima delle aziende d'appalto che probabilmente adesso affronterà la crisi dettata dalla caro energia, sulla quale la Portovesme ha dichiarato uno stato di crisi. Adesso anche le aziende d'appalto stanno incontrando delle difficoltà a occupare il proprio personale. La prima che ha pensato di fare questo è stata la SKV. I lavoratori hanno dato la loro disponibilità alla firma sulla cassa integrazione, quindi ad accettare la cassa integrazione, a patto che le lavorazioni che si fanno e che coinvolgono non solo loro in quell'appalto SKV veda coinvolti in una eventuale rotazione tutti i lavoratori, e quindi la firma, l'accordo sulla cassa integrazione è condizionata all'equità rotativa nello svolgimento della cassa integrazione, perché vede i lavoratori della SKV e non solo loro. Ecco, per il momento il mandato per la firma non ce l'abbiamo. Ecco, quanti sono i lavoratori coinvolti? I lavoratori della SKV coinvolti sono 124. Nell'appalto in realtà sono molti di più. Probabilmente si gira intorno ai 180 lavoratori. E noi dobbiamo parlare di una rotazione che coinvolge 180 lavoratori per non fare figli e figli altri. In caso contrario staremo penalizzando solo una parte di lavoratori e non ci possiamo permettere assolutamente di farlo.